Benvenuti a tutti, siamo sulla Master League di nuovo con il Genoa. Andiamo a affrontare il Cagliari dopo la sconfitta un po' bruciante contro il Bari. Andiamo in campo, formazione, schieramento un po' rimaneggiato. Voglio provare a giocare così. Quindi vediamo un attimino quello che succederà e andiamo in campo. Grifone che arriva non da un grande risultato fin qui per le giornate giocate, però anche il Cagliari è ben messo perché ha 2 punti in più, quindi punta anche lui alla serie, alla classifica, fin qui abbastanza corta. Quindi andiamo in campo e giochiamoci questo Genoa-Cagliari. Stadio Luigi Ferraris, andiamo subito con la partenza, calcio d'inizio per il Grifone con Alvaro Morata in gol la scorsa partita, Paul Vega. Abbiamo Aps, pallone di ritorno a Povega, si sgancia Morata, l'appoggio, palla all'indietro, Strootman, ancora il pallone in mezzo per Caramo anticipato da Rog, Milico, ex Granata, Barreca, pallone laterale, centrale per Viola, Nandez, può puntare l'uomo, Falco, su di lui Aps. Lo attacca Aps, lo mette giù, Nande si prosegue, palla in mezzo per Pavoletti, Jacoponi, attenzione poi Gagliardini che libera bene, non arriva sul pallone Strootman, attenzione Pavoletti, la palla allungata e riparte il Grifone, adesso si può allungare, bravo Povega, Gagliardini, pallone per Caramo, ma ha sbagliato il passaggio, allora Barreca. Lancia ancora su Pavoletti, Jacoponi pasticcia leggermente, attenzione, Milico la mette in mezzo, Criscito, duello con Falco, la meglio Falco, la arriva a mettere in mezzo Viola, colpo di testa, sempre, e riparte il Genoa, pallone ancora d'Arabo, allunga per Povega, si fa vedere Morata, Povega può avanzare, attenzione, Povega, l'accelerata, a parte questo tiro, Caramo, togliti però dalle palle, cazzo, Barreca, mamma mia, squadre lunghissime, Milico, arriva, bravissimo Jacoponi che gli ruba la palla, attenzione ad Alvaro Morata, la tiene lì, non sale Aps in aiuto, ancora palla di ritorno a Morata, niente da fare, zappa, chiude. Credetemi che è una master molto difficile, nonostante il livello campione. Pallone verso Millico, Ranocchia se lo perde, ritorna su di lui, cerca di chiudere anche Gagliardini, attenzione a Millico. Barreca, la scivolata, messo giù, c'è regola del vantaggio, attenzione, poi arriverà il cartellino, pallone in mezzo, Pavoletti, attenzione che pericoloso di testa. Jacoponi oggi non lo vedo molto bene. E quindi chiama tutti su, sempre, attenzione a dare palla a Criscito perché c'è Falco in agguato e allora Criscito adesso, bravissimo, alza questo pallone per Aps, vediamo, Aps si gira, può andare via, l'appoggio ma pressa da bestia al Cagliari, è difficile giocare, allora Falco, ancora Criscito, calcio di punizione, calcio di punizione per il Grifone. Poi ovviamente se questo schema non funziona lo andiamo a cambiare. Viola andrà a metterla in mezzo. Gagliardini bravissimo, leggero colpo di testa. Poi riparte Gagliardini. C'è Caramo che si può lanciare. Attenzione Caramo. La palla per lui. Attenzione Caramo. Esce. Aps cazzo. E stoppala bene. Porca puttana, c'era la porta libera. Gagliardini. Niente da fare, niente da fare. Viola, Barreca, lancio in avanti, vediamo Jacopoli, niente, non riesce a contrastare Pavoletti, pensare che è alto Jacopoli, non è in partita, lancio lungo, adesso andiamo a cambiarlo, Criscito, l'appoggio lì, Jacopoli libera, la palla adesso per Morata. E allora si sale, Caramo attende e arriva, Gagliardini, velocissimo, mette lì il pallone, la palla ancora per Caramo. Anticipato con grande rabbia da parte di Rog, poi Viola, Nandez, rilancio in avanti, vediamo Jacoponi, oh ne ha presa una, oh. Rog,
Pallone in mezzo, attenzione qui al Cagliari che potrebbe essere pericoloso. Pobega non arriva sul pallone, in ritardo Jacoponi. Mamma mia, sempre. No, no, togliamolo Jacoponi. No, non va bene. Proviamo a spostarlo, ma non è il suo ruolo proprio centrale. Spostiamolo. Non sta giocando bene. Viola, calcio d'angolo per il Cagliari. La va a mettere subito in mezzo Pavoletti. Mamma mia, è possibile che non si riesca a contrastarlo, che sia anche forte e bravo di testa, nonostante anche bravo di piedi, però ragazzi, l'ex Pavoletti mi sembra che ha giocato nel Genoa. Criscito può avanzare, l'appoggio adesso per Covega, bravissimo l'allargamento verso Aps, manda questo pallone di prima verso Aramu, c'è il fallo su Morata, no, no. Brutta gomitata su Alvaro da parte di Capradossi. Quindi andiamo a questo calcio di punizione, mette sempre il sinistro qua. Io non capisco. Morata. Cazzo. Morata. Alvaro, calcio di punizione per il Grifone. Parte Alvaro, la palla a giro, la traversa. La traversa di Alvaro, incredibile. Allora Gagliardini studia il piazzamento dei compagni, scarica per Pobega, la palla verso Aramo, la mette in mezzo per Caramo, ancora il pallone qui, Aramo, parata, incredibile. Attenzione che siamo troppo lunghi, Criscito chiude la diagonale su Paramo, Pavoletti, Falco può avanzare, lo carica, niente da fare, ancora la palla verso Pavoletti, Ranocchia non lo tiene, allora pallone indietro. Ancora Rog, lancia da questa parte, bravissimo Aps a interrompere momentaneamente l'attacco del Cagliari, ancora Falco, la palla verso Zappa, è pronto a crossare, entra in aria, grande partita di Criscito, eh? E allora Aps, niente, 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 non riusciamo a uscire da quest'area di rigore di merda, Falco parte il tiro, e ovviamente prima o poi lo prendi, mamma mia, ma abbiamo. Ragazzi, io vi avviso, a gennaio cambio tutta la difesa, eh? Via tutti. No, non si può, non si può prendere sti gol, non si può, errori su errori e niente da fare. Morata, la palla verso Pobega, la gira ancora per Morata, pallone per Caramo, Caramo tiene lì la palla, Caramo la tiene, non arriva nessuno in supporto, cazzo, ma sali Gagliardini, svegliati, Gagliardini la va a mettere in mezzo, niente, mamma mia ragazzi. Mamma mia. Vabbè, rilancio ancora in avanti, c'è sempre Ranocchia, la mette lì, ma niente da fare. Questo Cagliari è scriptato così. Falco. Falco mette in mezzo il pallone, deviato, Criscito. Palla adesso verso Pobega, si può allungare il Grifone, allora Aramo. L'appoggio verso Strootman che può avanzare, Strootman prova a farsela ridare, niente, chiude tutto il Cagliari, niente da fare, non riusciamo a giocare, non c'è niente da fare. Pavoletti. E allora Aps ancora, palla stavolta lunga, ma davvero non c'è spazio, non so più come farli giocare. Io, arrivati a sti punti qui mi viene voglia di cambiare, andare in Inghilterra, perché sinceramente non si può giocare così, cioè che due coglioni, Dio fa. Andiamo a cambiare, vediamo di mettere lo schema che avevo adottato con il Torino, che è questo qua. Chiaramente Povega lo abbassiamo al centrocampista centrale avanzato, abbiamo Aramu da questa parte, Gagliardini, Strootman, non cambia niente, Aps va a fare il terzino, Jacoponi lo togliamo, andiamo a mettere Vague, mettiamo Payak al posto di Gagliardini perché non sta giocando bene Gagliardini, e mettiamo Castelldai al posto di Aramo e andiamo in campo così, alla ricerca di un altro dei tanti pareggi che ha fatto il Grifone fin qui. Un girone d'andata non proprio esaltante, abbastanza deludente, devo dire la verità. E si ritorna in campo. Criscito farà il centrale perché lo può fare.
Io se continuo così sta difesa la cambio, cambio tutti, I centrali li do via tutti, tranne Occoli, il resto si cambia. Povega, tiene lì il pallone, Povega. Lo sposta in direzione ancora di Strootman, l'appoggio per Castelldain. Guardate come si fa a pasticciare col pallone, Pajak, pallone ancora Caramò. Arriva di rimbalzo ancora Castelldain, parte questo tiro, la palla fuori, puttana merda, troia schifosa. Maledetta, palla fuori, palla fuori, niente da fare. E allora Radunovic, Barreca, un'altra sconfitta sarebbe davvero pesante. Pallone in mezzo, ancora Viola, niente da fare, non ci arriva, ma è qui il gioco, Falco mette in mezzo, colpo di testa mancato da Pavoletti, poi si trova improvvisamente come al circo, la palla lì, parte il tiro e la parata. Ci assume dei rimbalzi in certe situazioni che è difficile giocare, è difficile controllare gli omini, cioè è qualcosa di incredibile sto gioco anche, mamma mia. Viola, calcio d'angolo, arriva Rog, la va a mettere in mezzo, Caramò non riesce a arrivarci, allora la palla verso Nandez, ruba palla Aps, ripropone l'azione del Grifone, adesso è Castelldain che può avanzare, c'è Morata che gli fa spazio, vediamo cosa farà Castelldain, avanza, ancora. Pallone in mezzo, Morata, Caramò, Caramò, niente da fare, oh, niente, 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 non riesce a tirare, niente da fare. E allora Barreca, Madonna, i centrali non ne prendono una di testa, ma con chi cazzo devo mettere lì dietro? Guarda, 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 vai Pobega, niente da fare. Sempre prima la CPU su sti palloni, Rog, niente, guarda che roba, ma guarda che roba. Niente, niente, ragazzi, no, sono in difficoltà, credetemi, sono in difficoltà, netta difficoltà. Allora, Strootman, pallone in mezzo, scusate un attimo, sta storia. Andiamo avanti, va. Allora Caramò si gira, la palla Povega, l'appoggia ancora per Morata, Morata mette in mezzo per Castelldain che può andare, Castelldain niente da fare, niente da fare. Palla all'indietro, Pajak, niente, troppo pressa, troppo il Cagliari, non riesco a giocare. Ancora Strootman, la palla verso Castelldain, mette in mezzo per Vague. Niente, non si scarica bene il pallone, non riusciamo ad avere spazi. Castelldain, palla in mezzo, pallone verso Morata, la tiene lì ma è fuori gioco. Porca bastarda, FIFA, uguale. Ogni azione in profondità è fuori gioco su FIFA. Mamma mia ragazzi. Non si può, non si può. Boh. Guarda che roba. Strootman, Castelldain, pallone a Morata che si può girare, la mette in mezzo e non passa. Loro non sbagliano, tutto facile, io non capisco come fanno a fare dei giochi di questo tipo qua veramente, cioè è impensabile poter giocare una Master in queste condizioni, guarda qua, Pavoletti, meno male che l'ha ciccata. Niente, lo... Pavoletti più veloce di quel senegalese lì, sì, nelle figurine Panini. Criscito. Castelldain, niente da fare. Vogue. Caramò. Tiene lì il pallone, punta l'uomo. La mette in mezzo, adesso è Vogue che andrà a crossare per Morata, ma è troppo alto. Mamma mia che cross. Pallone arriva di rimpalzo ancora, Strootman la tocca per Pubega. Niente, niente ragazzi, non riesco a giocare, non, te la tolgono, tutte le volte che ti arrivano addosso te la tolgono, è incredibile sto gioco, davvero. Guarda, guarda, guarda loro cosa riescono a fare. Esci, va, bravo Schuffet. Povega. Non riesco a giocare, proprio sento il gioco strano, ve lo giuro, non trovo scuse.
Palla ancora a Castelldane, niente da fare, niente da ogni passaggio toccato, ogni passaggio deviato. Porca di quella troia. Caramò. E allora la palla a Povega. Ancora insiste, Castelldane carica il tiro che scivola, al momento del tiro scivola. Lancio in avanti. Criscito. Ups. Pallone ancora Povega, sempre 1-0 Cagliari, grazie al gioco. Ha fatto un tiro in porta a Cagliari, eh? E allora Morata non passa neanche questo. Niente, niente, no, 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 no. No, no, è un po' incredibile, Millico. Guarda, guarda cosa succede qua. E noi ce lo fa sbagliare, e a noi ci fa sbagliare i passaggi. Ancora Morata che punta l'uomo, carica il tiro, niente da fare. Ma ragazzi, io veramente se così smetto, perché non si può giocare. Cioè, boh, formazione ancora cambiata. Vediamo cosa succederà adesso. Milico, che è diventato il Cristiano Ronaldo del Cagliari. Ma guarda che roba, ma guarda, non corrono i miei non corrono ragazzi, non corrono, guarda, guarda. Speriamo che arrivino rinforzi qua, perché sennò davvero siamo nella merda. Pajak, uno dei pochi buoni che c'ha sta squadra. Pallone in mezzo, Caramo. Si deve girare, la palla in mezzo, Pobega parte il tiro, la deviazione. La palla fuori, niente. Ragazzi, non funziona un cazzo di niente, non funziona niente, niente ma niente niente niente. Boh, non lo so, ditemi la vostra, cosa c'è da fare, se devo smetterla di fare ste master, se devo fare altri giochi, perché veramente è qualcosa di scandaloso. E allora Aps la tocca in mezzo per Strootman, niente, rallenta, vabbè. Ups, guarda come se l'allunga la palla verso Castelldane, niente, 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 non ti fanno girare. Palla in mezzo, le proviamo tutte, ma guarda che ritardo che mi ha dato sul. No, ma ragazzi, c'è proprio qualcosa che non va nello script qua, eh. Non è possibile. Seconda sconfitta di fila, io vi saluto e poi quando avrò voglia riprenderò. No, non si può, non si può. Non si può, non. A me passa la voglia di giocare, davvero. Il Bari cade 4-0 a Venezia, Vicenza Perugia 0-1, Como Brescia 1-0, Ascoli Palermo 0-2. Poi abbiamo Frosinone Regina 1-4, Benevento Pescara 3-0, Modena Pisa 1-0, Spal vince a Terni, vince anche il Parma, il derby con la Reggiana. Siamo a 3 punti dai playoff, vabbè, il primo posto non ci pensiamo neanche, ma c'è proprio qualcosa che non va in sta squadra. Oltre il gioco, perché ti penalizza che va bene sto gioco. Niente da fare, boh. Allora, va bene. Tanto vado a vedermi un po' di mercato io adesso perché voglio cambiare, voglio togliere via e mettere gente un po' più forte lì dietro, sennò secondo me non riesce a concludere un cazzo con sta squadra qua. Dio Madonna, ma non è possibile. Prossimo incontro e sì, un'altra sconfitta qua, con la regina. Va bene, ciao a tutti, alla prossima.